Basilica di San Pietro al Monte si trova sulle pendici del Monte Cornizzolo e si raggiunge dal borgo di Civate dopo circa un'ora di cammino, salendo lungo una molattiera percorribile solo a piedi. È il primo monastero benedettino sorto nell'area lecchese. Fra queste montagne sono passati molti popoli, i Celti, i Romani, i Goti, i Bizantini e i Longobardi. È all'ultimo dei re Longobardi, Desiderio, che risale la nascita del monastero intorno al 769, prima di essere sconfitto da Carlo Magno. Il sorgere di questo luogo è avvolto nel mistero e accompagnato dal fascino di un'antica leggenda. Un giorno, Adalgiso, figlio di re Desiderio, si avviò alla caccia con i giovani compagni e giunse alle pendici del Monte Cornizzolo. Qui scorse un enorme cinghiale e lo inseguì nella boscaglia. L'animale, dopo una corsa disperata, si rifugiò in un piccolo oratorio sulla radura. Adalgiso lo vide accasciato ai piedi dell'altare, tese il suo arco per ucciderlo, ma d'improvviso divenne cieco. Accorsero gli amici e insieme ad un eremita chiesero a Dio un miracolo. Se il giovane avesse riacquistato la vista, sul luogo sarebbe sorta una splendida chiesa dedicata al primo degli apostoli. La basilica attuale non è certo quella del leggendario voto di Adalgiso, ma la sua straordinaria arte decorativa e la sua architettura ci conducono in un mondo di secoli passati, dall'alto al basso medioevo. Nell'VIII secolo, Lotario fu un personaggio di rilievo fra gli imperatori carolingi e con lui il monastero divenne un fulcro importante della storia imperiale monastica. Dopo aver cercato di unificare i territori del Sacro Romano Impero ed essere stato sconfitto dai fratelli coalizzati contro di lui, nell'843 si ritrovò signore di uno stretto corridoio che andava dal mare Germanico fino a tutto il Regno d'Italia. Su questo territorio, Lotario avviò un processo di costruzione e arricchimento culturale che coinvolse, fra gli altri, edifici già importanti come Sant'Ambrogio a Milano. Il monastero sulla montagna fu ampliato con la ricostruzione del suo corpo centrale e grazie ai riconoscimenti papali e alle sue preziose reliquie divenne addirittura una basilica e acquisì funzioni di controllo militare, politico ed economico. Arnolfo III, eletto vescovo di Milano nel 1093, trovò una tale opposizione nella città lombarda che fu costretto a rifugiarsi nel complesso monumentale di Civate, dove rimase per 2 anni e lì fu sepolto. Questo periodo fu il più luminoso della costruzione. Furono terminate l'edificazione dell'oratorio di San Benedetto e tutte le decorazioni plastiche e pittoriche. In un documento del 1162, l'imperatore Federico Barbarossa sancì l'alleanza col monastero e ne riconobbe i numerosi possedimenti. Quando però l'imperatore fu sconfitto a Legnano, l'alleanza portò alla distruzione delle sue parti abitative all'inizio della decadenza e nell'arco di 3 secoli il monastero andò svuotandosi fino a che rimase un solo monaco. Nel XVI secolo, Papa Gregorio XIV stipulò una convenzione con i monaci olivetani che si impegnarono a mantenere a Civate dei religiosi. Gli olivetani restarono fino alla soppressione dell'ordine imposta dagli editti napoleonici. L'oratorio fu venduto a privati e la basilica assegnata al municipio che la donò alla parrocchia a cui ancora appartiene. Per arrivare alla Basilica di San Pietro al Monte si percorre uno stretto vialetto lastricato di ciottoli. L'apparizione prima della sagoma tozza dell'oratorio di San Benedetto e poi dello scalone su cui si erge la basilica è improvvisa e stupisce per l'originalità della sua architettura. Sin dalla più lontana esperienza religiosa dell'uomo, il cerchio e il triangolo sono simboli del cielo, mentre il tetragono significa la terra. Il porticato antistante l'ingresso si distingue per il ripetersi di snelle bifore, simboli di Cristo, e chi si trova in cima allo scalone prima incontra 2 gradoni, Cristo, poi un gradone unico, Dio, quindi 3 gradini che immettono nella Chiesa. Il significato teologico è immediato, Cristo guida l'uomo verso la Trinità dell'Uno. L'edificio in origine era esternamente intonacato ed il colore bianco lo rendeva più imponente.
Sopra il portale d'ingresso risalta la figura di San Pietro alla sinistra di Gesù e di San Paolo alla destra, che ricevono rispettivamente le chiavi, simbolo del potere spirituale della Chiesa e del Vangelo. L'insieme è un esempio di unione fra architettura e pittura. Le tre figure sono in affresco, ma la parte inferiore di Cristo è costituita dalla porta stessa, perché egli è porta della Chiesa. Sopra la parete interna dell'ingresso, Abramo, padre dell'umanità, tiene fra le sue braccia tre piccoli personaggi che sono il suo popolo nella fede. Nell'ingresso sono rappresentati due santi, a destra San Marcello Papa e a sinistra San Gregorio Magno, continuatori dell'opera di Pietro e Paolo. Sotto gli affreschi, da entrambe le parti, il pesce immerso nell'acqua è simbolo di vita e di morte che identifica il Cristo. In alto, sulla prima volta crociera, Gesù al centro domina la Gerusalemme celeste, fedele alla descrizione dell'Apocalisse, quadrata con agli angoli le quattro virtù cardinali e 12 porte aperte nelle mura. Nelle 12 porte sono inserite le iniziali dei 12 apostoli e delle tribù di Israele. Ai suoi lati si ergono gli alberi della vita, mentre ai suoi piedi risiede l'agnello, sotto cui sgorga un fiume che si divide in quattro fiumi che scorrono verso l'interno. I fiumi sono il Verbo di Dio che irriga il paradiso spirituale. Nella volta successiva, le quattro personificazioni dei fiumi del paradiso terrestre rovesciano le loro acque da grandi otri. Questi fiumi che sgorgano dall'unico Verbo scorrono verso le quattro colonne degli evangelisti in seno alla basilica. Al centro, in un cerchio, le prime due lettere intrecciate del nome di Cristo sono affiancate dall'Alfa e dall'Omega, l'inizio e la fine dei tempi. La crociera è sostenuta dalle colonne tortili degli evangelisti, di cui tre destrorse ed una sinistrorsa. La differenza allude al fatto che il Vangelo di Giovanni è l'unico non sinottico, ragion per cui la colonna a lui attribuita ha un senso inverso alle altre. Le colonne a loro volta sono legate da due parapetti in stucco su cui sono raffigurati due animali mitologici, il grifone e la chimera. Nel Medioevo il grifone fu assunto come simbolo del mondo iniziatico, ovvero di ciò che permette di elevarsi dal mondo terrestre verso quello celeste. Tuttavia nella basilica fu utilizzato con il suo significato più antico e rappresenta il male che fugge dalla Chiesa. La chimera invece rappresenta il cambiamento, inteso come elevazione spirituale. A destra dell'ingresso si trova la Cappella dei Santi, formata da un corpo rettangolare ed uno semicircolare, nel cui catino absidale Cristo è posto nella mandorla, simbolo di perfezione celeste, formata da quattro colori e sostenuta da due angeli. A sinistra e simmetrica rispetto a quella dei santi si trova la Cappella degli Angeli. Sulla parete e nelle vele triangolari i sette angeli dell'Apocalisse con le trombe del settimo sigillo annunziano il giudizio universale. Sotto il catino absidale sono rappresentate sette categorie angeliche. Al di sopra i cherubini e i serafini sorreggono il Cristo trionfante nella mandorla. Sulla parete rivolta alla navata risiede il capolavoro della Basilica, l'affresco dell'Apocalisse, che riprende tutte le sequenze del capitolo dodicesimo dell'Apocalisse di San Giovanni. Un cerchio ideale si inserisce nel quadrato della parete, sovrastato dal timpano triangolare e tre oculi da cui penetra la luce. Punto di incontro del quadrato, del triangolo e del cerchio è l'immagine dell'agnello. Nel grande arco si inseriscono tre aperture a tutto sesto, unione simbolica dell'unità e trinità di Dio.
All'interno della cornice si svolge il racconto, la cui lettura inizia a sinistra, ove la donna partoriente è distesa. Il sole sopra di essa e una falce di luna ai suoi piedi partecipano all'evento straordinario che coinvolge l'universo. Un terribile dragone alato, simbolo del male, la minaccia con la mostruosità delle sue 7 teste e 10 corna, mentre con la coda precipita le stelle dal cielo. Solo l'intervento dell'arcangelo Michele alla guida delle sue schiere angeliche gli resiste. Egli risalta nella sua divisa militare tra le semplici tuniche dei soldati e protegge nella battaglia il bimbo che è nato. L'esito dello scontro è celebrato al centro della scena. Un angelo introduce il bambino nella mandorla ed il fanciullo si rivela il Cristo vincitore seduto sul suo trono. Nella parte bassa dell'affresco, 2 triangoli rovesciati descrivono la palude di fuoco e zolfo nella quale gli angeli ribelli vengono precipitati. Per la sua forza narrativa e teologica, l'affresco è senza dubbio uno dei capolavori più alti di tutta l'arte romanica. Il corpo centrale della basilica è una semplice aula in stile romanico, coperta da un tetto a vista sostenuto da capriate in legno. Le pareti laterali un tempo erano in gran parte affrescate e lavorate a stucco. I quadri votivi presenti oggi non appartengono certo alla ricchezza decorativa e culturale originaria. Il ciborio, risalente al X secolo, è l'elemento artistico più rilevante della basilica dal punto di vista plastico e completa il discorso teologico che si svolge all'interno della basilica. È un monumento rarissimo di cui si ha un solo esempio analogo in Sant'Ambrogio a Milano. La differenza sta nell'uso di materiali più ricchi per il monumento milanese e in una maggiore snellezza per quello civatese. Il frontone orientale mostra in rilievo il Cristo morto sulla croce affiancato dalla Madonna e San Giovanni Evangelista. In alto, accanto al suo capo, il sole e la luna rendono universale l'avvenimento. Sul timpano svetta l'aquila, simbolo del potere imperiale tedesco. Sul fronte settentrionale è rappresentata la risurrezione, con l'agnello che porta l'annuncio delle pie donne e 2 soldati accanto al sepolcro vuoto. Sul fronte occidentale, Cristo è rappresentato in trono con ai lati San Pietro e Paolo. Infine, sul fronte meridionale è riprodotta ancora una volta la mandorla. All'interno del ciborio, nei pennacchi, 4 angeli sorreggono la semisfera con la mano destra, mentre con la sinistra trattengono i simboli dei venti. Sono i 4 angeli dell'Apocalisse. L'insieme si completa con la raffigurazione plastica dei simboli degli evangelisti sopra i capitelli. Sotto l'abside orientale si apre la cripta, la parte più antica della costruzione, suddivisa in 3 piccole navate con soffitti a crociera. L'umidità e la strettezza dell'ambiente, che facilitava il continuo addossarsi delle persone alle colonne, in 1000 anni hanno distrutto gli stucchi che le ricoprivano lasciandone scoperti torsi in granito ghiandone. Degli stucchi originali restano solo frammenti dei capitelli lavorati a foglie e viticci. Per la cripta era stata preferita la decorazione plastica perché veniva utilizzata soprattutto in inverno o durante l'officiatura notturna a cui i monaci dovevano ottemperare. La decorazione delle pareti, purtroppo, ha subito la stessa sorte delle colonne. Dietro l'altare è modellata una crocifissione. La figura del Cristo è la più rovinata a causa del continuo sfregare dei paramenti sacerdotali e di un incendio avvenuto a fine 800. Sopra, nella lunetta, è presente una raffigurazione medievale dell'Assunzione della Vergine.
La cripta non era sempre stata così in penombra. Prima della realizzazione del porticato e dello scalone esterno che le hanno tolto luce nell'undicesimo secolo, il sole poteva entrare dalle monofore. Per questo, nella parte meridionale, la pittura aveva avuto il sopravvento con una serie di personaggi, fra i quali rimane una Santa Agnese dai tratti finissimi. L'oratorio di San Benedetto ha una struttura che richiama il romanico lombardo. Il tetto a capanna, la navata ad aula romana e il presbiterio ad abside semicircolare. Gli elementi che si discostano dalla struttura principale sono invece le due absidi semicircolari che all'interno vanno a formare i due bracci di un singolare transetto che disegna una struttura a croce. L'insieme ha il carattere quasi di una sperimentazione, di una ricerca di nuove proporzioni costruttive su pianta greca. Le pareti un tempo intonacate non recano più tracce di decorazioni, rimane soltanto una traccia di affreschi sulla parete absidale e un pregevole altarino con i volti consumati dal continuo toccare delle mani dei fedeli. Il complesso monumentale di San Pietro al Monte è uno scrigno che custodisce una delle più alte vette del romanico in Europa e un messaggio prezioso di armonia fra l'uomo e l'ambiente, l'arte e la spiritualità.